alcune domande per la mia professoressa per questa settimana. Incomincio per domandare alla professoressa: tutto a posto, professoressa? Sì, sì, grazie per la domanda, tutto a posto. E la settimana è continuato come sempre, ho insegnato molte classi e finalmente ci saranno 2 giorni di vacanza. D'accordo. Come sta la sua famiglia in Italia in questo momento? In questo momento particolare la mia famiglia fortunatamente sta bene e sono in vacanza. Nonostante tutto ciò, purtroppo però in Italia c'è un po' come una cortina di lutto. Sì. E l'umorismo in generale non è molto buono per nessuno. Capisco, sì, quello è che voleva anche domandare come si sono sentito loro a proposito di questa tragedia accaduta nel centro dell'Italia. Sì. Sì, è una cosa che ha colpito tutti, anche se sappiamo che l'Italia, soprattutto centrale, è un punto dove possono accadere dei terremoti per la sua posizione geografica e le sue caratteristiche morfologiche. Però un terremoto di così distruzione non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo qualche scossa. Sì, d'accordo. Come si sente lei dopo di aver saputo e visto le immagini di Rieti nella TV oppure su YouTube? Sono rimasta impressionata, perché soprattutto le immagini che facevano vedere Amatrice prima e dopo, la forza della distruzione. È stato veramente... A volte leggi il giornale ma non vedi una foto, ma vedere proprio il film, la ricostruzione, mi ha colpito parecchio, vedere il dolore di queste persone e nonostante ciò che si diano da fare per recuperare. Capisco. E cosa si fa in questo momento nella provincia di Rieti, specialmente nella città di Amatrice? Si raccolgono i cocci. Si raccolgono i cocci della tragedia, stanno pensando, pare che ci sia ancora qualcuno che manca, hanno più o meno capito che ormai non è sopravvissuto e stanno poco per volta ricominciando a pensare alle cose pratiche tipo l'inizio della scuola, cioè la vita poco per volta ricomincerà. Si vede già, anche da una parte c'è una cosa che muore, dall'altra... Poco per volta vedi che la gente cerca di risalire, di rialzarsi. Hanno molta dignità. Sì. Hanno molta dignità. D'accordo. È buono sapere questo, perché diciamo che se si perde la fede, la dignità, e l'ispirazione di vivere, non si può fare niente. Sì. Ho sentito su YouTube un video a proposito di un uomo, non mi ricordo il suo nome, ma un uomo che dice che la Madonna gli ha annunciato questo evento tragico e ha anche detto che ci saranno terremoti simili nel nord e pure nel sud dell'Italia. Che cosa ne pensa, professoressa? Allora, il video io non l'ho visto, però mentre guardavo gli altri video mi è sembrato di vedere a fianco qualcosa che parlasse di una profezia. Non gli do molto peso e non penso che sia una buona idea usare l'immagine della Madonna per pubblicizzare, cioè non credo molto a questa cosa, ecco. Non ci credo, penso che non dovrebbero neanche mettere dell'allarmismo. Sì, sono d'accordo con lei. Allora, finalmente le piacerebbe dividere con noi alcun messaggio che sia utile per la gente affettata di Amatrice? Ma penso che l'unico messaggio che si... Non posso far altro che condividere con loro il loro dolore. Capisco benissimo che sia stata una tragedia devastante, soprattutto vedere le case, tutte le persone a cui sono morti i familiari, però quello che devono continuare è andare avanti. D'accordo. Senza dimenticarsi di quello che è successo.
cercare poco per volta di riprendere la loro vita e andare avanti. Grazie professoressa, mille grazie per i suoi commenti. Grazie a lei per avermi ascoltato.